E andiamo, seconda vittoria di fila importantissima, importantissima ragazzi, e soprattutto Mirante gioca in porta, secondo clean sheet, seconda partita di fila che la Roma non prende gol. Chiamatele se vuoi emozioni, chiamatelo se vuoi un caso che ci sia Mirante in porta, regà. La difesa è equilibrata, gestisce il pallone, poi rischiamo, ogni tanto Mirante deve fare le parate, ogni tanto rischiamo di prendere gol, questo è assolutamente vero, però una difesa equilibrata, la Roma dopo la Samp non prende gol nemmeno contro l'Udinese, vince di misura con la rete di Adin Dzeko e porta a casa tre punti importantissimi, perché stasera ci guardiamo Milan-Lazio così, spaparanzati sul divano, e scusatemi se è poco, detto questo ragazzi, scusate il rumore, c'è la pioggia, sono contento, sono stracontento. Tra l'altro, raga, una difesa veramente adattatissima. Ci avevamo due centrali come centrali, Fazio e Manolasse, due centrali come terzini, Juan Jesus e Marcano. Cioè, praticamente noi abbiamo quattro centrali in rosa e abbiamo messi tutti e quattro in campo, due come centrali e due come terzini. Una cosa inguardabile, e al di là di questo per me ogni difensore è sufficiente. Buona la partita di Manolas, buona la partita di Fazio, che secondo me è pienamente sufficiente quest'oggi Fazio. Buona la partita di El Shaarawy, che anche oggi El Shaarawy era in palla, ragazzi. El Shaarawy è esplosivo, si accende e fa. Se non si accende, resta spento, c'è poco da fare. È totalmente discontinuo, su questo penso che siamo più o meno tutti d'accordo, però è un giocatore pazzesco quando si accende. Da quel pallone filtrante bellissimo d'esterno per Dzeko che va ad anticipare Musso, e sono contento finalmente di vedere un Dzeko che ci crede, ma non tanto per il gol in sé, quanto per la voglia di tagliare il campo, di arrivare in porta, di buttarla dentro. Questo era importante. Continua la minestra dei Ranieri, anche oggi minestra. La Roma alla fine rischia qualcosa, un po' di sofferenza, poi anche nel primo tempo l'Udinese con Mandragora per poco ci faceva gol, però generalmente ragazzi è andata bene, l'importante per me era portare a casa i tre punti e questi sono arrivati. Detto questo, che dobbiamo dire? Non mi è piaciuto granché Zaniolo, oggi partita abbastanza abbastanza oscurato diciamo in generale, ma secondo me ve l'ho detto, è il modulo che un pochino lo penalizza. Non mi è piaciuto nemmeno tanto Under quando è entrato, mi è sembrato forse un po' poco incisivo, poi ovviamente domani ne parliamo nel video del giorno dopo andando ad approfondire la prestazione di tutti i giocatori della Roma, però regà l'importante era portare a casa la pagnotta e questa è arrivata, tre punti fondamentali e andiamo. Siamo ancora molto a caro amico, manca veramente tanto. Però già che hai vinto settimana scorsa e tutti hanno perso o pareggiato, questa settimana c'è Milan-Lazio, dovevi vincere, hai vinto. Non dico che credo alla Champions, cioè ci credo, non dico che arriviamo in Champions, però quantomeno ci posso credere. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se vi dà più di invito a lasciare un mi piace, in caso contrario un dislike. Grazie, hai visto questo video, buon shalallene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.